Ciao a tutti dai disinformati, siamo tornati per un nuovo video e siamo su... Siamo su Spelunky, titolo indipendente dove noi saremo Indiana Jones. Ok, siamo in co-op. Sì, siamo in co-op, abbiamo deciso di fare questo gioco in modalità avventura cooperativa. Questa è la prima volta che lo provo. Ok. Allora, vediamo chi c'è. Allora, abbiamo letto. C'è Mohamed Abdullah, che è un terrorista dell'ISIS. Poi abbiamo Ginetta Fronzoli. Nel mio caso abbiamo Charlie Chaplin, sì, quando aveva ancora la barba bionda. Bionda. Poi abbiamo Lucchetto. Poi abbiamo Super Mario Carpentiere. Esatto. Io prendo Mohamed Abdullah perché mi sento in tal caso io prendo il nostro Charlie Chaplin in versione. Oh, andiamo. Stiamo scendendo per questa corda lungo il centro dello schermo. Quindi presumo che avremo lo schermo anche diviso. No, è condiviso. Lo schermo è condiviso perché questo titolo è un platform e quindi noi saremo costretti a condividere lo schermo. Bellissimo. Guarda Mohamed come si muove. È pazzo, frusta. Si muovono così, eh. Ok, andiamo. Come si entra nella... Ah! Premere spazio. E io... Ok, niente. Io perché sto giocando col joystick e lui con la tastiera autistica. Sì, e poi faremo vedere anche questa... Guardatevi la recensione della tastiera perché è una cosa che non potete prendere. Ok, qui Abdullah ha trovato... Aia! Stronzo. Sì, lo scopo del gioco è quello semplicemente di raccogliere tesori. Io delle robe, ok. Di raccogliere tesori senza morire soprattutto. Ah! Serpente! Ok, ci si può grappare. Madonna! Mi ha colpito, penso. Sì, hai perso un cuore. Ah, che bello. 4-3. Però dacci dell'oro. C'è l'oro! Preso! Basta. Mi fanno male le bombe, penso sì. Proprio di sì. Sì, la risposta è qua, lascio. No! Ma porra. Allora, smetti di mollare bombe a occhio. Hai finito le bombe, non puoi più farlo. A posto. Potremmo saltare, buttare bombe, come avete notato da Simone lo spammone. Utilizzare la frusta per distruggere robe. Questo tipo. No, aia! Questi sono oggetti. Io sto picchiando Nicola. Ho trovato dell'oro invece. Io come si usa il piccone? Ah, scusate, non è Minecraft. Ok, aia! Sì, in questo gioco ci sono anche le trappole. Potremmo anche raccogliere. Non mi interessa. Quello è Bowser. Aia! Oh, ma io sto morendo qua. Se io sto peggio di te volendo. È vero? Come cazzo si fa? Vale, da autistico. Io non vedo dove sono, ancora. Ecco. Devi scendere, non devi salire! Ok, dove andiamo? Di qua. Ah, quelle casse si possono spostare! Ah! Ti salvo io! Ti sei arreso? Ah! Ah, il tuo fantasma! Come si fa a portare da me? Come si fa a portare da te? Cioè, da te, nel tuo cadavere, non si può. Non posso. Posso, magari scendi. Dove? Ah, di scendi! Qua. Sei nel gioco, ti dico che devi scendere! Che cacchio vai su? Ok, scusa. Oh, ora. Ma ti posso riportare in vita per caso? Non lo so, è la prima volta che giuro in cooperativo. Madonna, handicap. Oh, esistono dei motivi per cui io sono una persona che è molto contro la cooperativa locale. Oh! O con la cooperativa in generale. Aspetta, riprendiamo l'altro. Perché le probabilità della vita sono che al 90% il tuo compagno di gioco sarà ritardato. L'ho ucciso io praticamente Nicola perché gli ho dato una frustata e l'ho spinto. Cioè, spinto. L'ho praticamente. Ah, un topo! Ok, adesso dovresti tipo iniziare a scappare o sei fottuto. Ah! Che cos'è? Aiuto! No, no, no! Bravo. No. Perché non sei caduto, potevi tranquillamente passare attraverso la ragnatela invece di fare il deficiente. Ma io pensavo che siamo morti al primo livello, signori. Sì. Perché lui è un coglione. Ah, è colpa mia. Chi è che è rimasto in vita più a lungo? Dillo. Un'altra pista. Perché sto già a due? Perché hai preso in pieno la minchia? La minchia? Dove stava? Io intanto la rapisco tutto. Ah, già devo andare in più. Mi sto andando sopra come al solito. Oh, Mohamed però è simpatico, dai. Non ti arrabbiare, non lo fa. Diventa anche bravissimo. Allora. Oh, che è questa? Prendo io.
Che sta succedendo? Stiamo provando a stuprare una povera ragazza che si è persa all'interno della miniera. Oh, oh, oh! L'ho ucciso, io, ti ho salvato la... Piano che c'è una trappola. Guardate Mohammed che si esibisce nella danza dell'ISIS terroristica. Nicola c'ha le skill. Aspetta che quest'oro. Aia! Ma che è successo? No. Di nuovo sei morto! Ah, c'era un ragno di merda. Tu sposti la visuale verso l'alto. Questa è una freccia? Sì, ha già sparato. Ha già sparato. Ah, ok. Ha già sparato. Devo prendere la ragazza? Come si prende? Giù X. Giù X. Ok. Presa. Via la ragazza. Mohammed sta cercando di accoppiarsi, gli mancano solamente altre 72 vergini, che di questi tempi sappiamo che è molto difficile trovare. Al massimo, il modo più facile per trovare una vergine è essere pedofili. Uffa! Ancora non entriamo in certi argomenti perché non sono consoni al canale. Hai ragione. Quello che trattiamo. Il canale è più consono a te che provi per 7 volte lo stesso fatto. Da notare... Babà! Da notare come Simone... Troverà molto in fretta una ragazza da poter gettare addosso agli scheletri. Perché in caso di necessità, in caso di pericolo, Simone molla la ragazza in braccio. È vero! L'ho buttata! Oh, senti, a me non mi frega un cazzo, eh. Ah, è bello che lo stiamo registrando oggi, che è la festa delle donne. Esatto. Ah! Ma va. Quindi è ancora più divertente. Sì, abbiamo appena gettato una donna in pasto a delle creature mostruose. Oh, oh! Giuro tu con quella cazzo di frusta mi stai perdendo! È bellissima, guarda, sono un boia dell'ISIS! Invece nel coltello c'è la frusta. Adesso che vengono i tizi americani di... Oh, piano! Oh! Maledetto. Allora, stiamo allo stesso punto... Aia! Prima! Perché mi sono fatto male? Poi c'è una freccia. Allora... Perché magari la freccia la butto in coso! Lo scopo di questo gioco qual è? Non l'abbiamo ancora detto. Lo scopo di questo gioco è semplicemente scendere di ogni livello fino a raggiungere una specie di sala del tesoro o roba del genere. Ecco. Era circa dopo 9-10 livelli, se non sbaglio. Quindi, ragazzi, se continuiamo di questo passo non ci arriveremo. Probabilmente mai. Vero, Nico? Vero che mi hai fatto morire? Io? Sì, guarda. Non sei tu quello che non sa nemmeno come si salta. Sono stato bombardato dalla Giordania. Non posso nemmeno raccogliere il tuo... Ma perché non ho preso... Oh, adesso io mi metto ad aleggiare nei meandri della... Praticamente puoi anche soffiare roba del genere. Dove soffiare? Non so, c'è un cattivo soffiare. Ah, guarda. L'alito di morte. Uno di altri tasti che cosa fa. Allora, per eliminare le trappole... Guarda come si gonfia, guarda! Guarda, se fai si gonfia. Le mosse segrete di Mohammed Abdullah. Ah, è vero, io posso passare attraverso i tuoi. Ciao bimba! Aspetta, voglio che mi fai in faccia, levati. Ti ho ritato in faccia, mi sa. Sì, infatti io sto pensando. Attenzione al ragno! Lo ammazzo. Ma però è bello essere un fantasma. Ah, siamo arrivati! Insieme. Senza la sua abilità. Dai. La vera domanda è: Simone respawnerà al prossimo livello? O sarà un fantasma? Sarà un fantasma vita. Simone sarà inutile per il resto. Loro, qua c'è un ragno. Te l'ho appena tolto. No, Nicola, sei un cazzone, però. Sei un cazzone. No, ti sto aspettando. Sei un cazzone pieno d'acqua. Ah, tornato il nostro Mohammed. Che guarda un attimo in su perché. Stanno passando gli aerei per prendere la parte. Ok, adesso ti lasciami stare. Ti prometto che stavolta. Guarda quanto mi si mimetizza con la vegetazione che non esiste. Però non vedo. Questi sono i ragni e qua mi uccido. Oh, oh, bastardo. Ah. Andiamo, vai avanti tu. Dopo di me. Non ci frustiamo a vicenda, grazie perché. Va bene. Ah! Quella è una bomba piazzata perfettamente. Ma non me lo dici con... Poi doveva arrivare il coglione con la frusta. Me lo dici con calma. Va. Esplosioni Vattene. Mondiali. Ma io ho la frusta pronta.
Voglio combinare le due cose. Faccio i trick. Posso andare allo show del record con Jerry Scott. Guarda. Il fantasma che segue il maggior numero di capriole in un secondo. Il perdato che segue il maggior numero di capriole all'anno. Ah, ma quando le posso fare? Bene, abbiamo raggiunto il livello 1-2. Cioè stiamo all'inizio ancora. Sì. Ah, la cosa bella di questo gioco è che, se avete notato, ogni volta che moriamo entrambi ricominciamo da capo. Quindi questo gioco saremo destinati a non finirlo. O meglio, io l'ho già finito da solo. In cooperativa non l'ho finito a nessuno. Parlavo insieme. È impossibile finirlo insieme. Io sono l'uomo frusta. Oh, abbiamo preso la ragazza. Vai, vai, io la metto in faccia così si tranquillizza. Sì, così non la prendiamo più. Perché no? Perché se tu le hai in faccia, guarda, se si sposta e non la prendiamo più. Mente del razzo. Non sbaglio, mi cazzo. Divertente però il fatto di ma questo gioco è perfetto per me perché posso cazzeggiare con tutto. Ah, però l'idea, guarda, se io muoio sempre, faccio continuare da solo a te che l'hai già fatto, ovviamente possiamo vincere. Se non dai fastidio con la visuale. Prova a passare ad attivare con la trappola, ragazzi. Ah, ma io ti servo solo ad attivare le trappole. Ah, devo... Stavo dando un bacino a qualcosa, ha fatto... Dai, comprami una vita. E dai, voglio giocare! Solo che non si possono comprare. Donzella? No, ce la faccio. Lo stordita. Ce la faccio. Cos'è? Oh ragazzi, Nicola ha preso qualcosa di strano. La ragazza intanto è morta. E io sto continuando a sfiatare ovunque. Che succede? Sono morto di nuovo, cioè. Spostato. Ero resuscitato e sono morto perché ho visto il mio cadavere. Nicola, però non vale giocare tutto da solo, La ragazza di prima, eccola. Però dico io bene meno. Questo rito di accoppiamento di Abdullah. Ma anime in faccia almeno! Il sesso orale con Giravolta. Grazie a piccanza! Aia! Oh, mi ci supera il fantasma! Ok, allora, giù. Aia! Ancora quella palla sta. Terrorista, oddio no! No. Sono io! Abbiamo perso! Perché? Perché quel coso è OP, è la cosa più OP che sta nel mente. Che cosa? Nicola definì questo tizio? Pazzo, sì. Ma questo è amico mio! No! Sì! Quel coso è OP! Si chiama... Guarda, ecco! Jafai Yokon si chiama. Jafai Yokon, è un amico mio terrorista. Guarda. Vedi, mi ha riportato pure in vita. Io in questo gioco consiglio di farlo con il metodo bambino di 4 anni. Il bambino di 4 anni è praticamente quando voi state giocando ai videogiochi e viene vostro cugino o roba del genere, vuole giocare e voi gli dare prontamente un joystick staccato. No, ma forse sei cattivo. Qual è il metodo più utile consiglio? Aspetta che voglio uccidere con il pistello. No, vabbè, non fa niente. E fu così che si muore. No, il rubino lo prendo io. Bravo Simone, sei conosciente. Intanto ho preso l'uno. Mena! Qua c'è il danno da caduto. Ah sì? Sì! È bello! È difficile, cioè bisogna per cadere. No, ma ti ricordi i giochi che stavano nelle merinie delle Ferrero, di Lunes e la sfera di Latico? Bravo Simone! Spettacolari! Sì, qui intanto io sto avendo un po' di difficoltà perché Nicola ovviamente non prende l'occhi di qua. Non serve prendere l'occhio. Vuoi farti vedere l'episodio prendendo l'occhio o vuoi far vedere il gioco? Voglio far vedere che sono bravo. No, volevo farlo io la fuoco. Aia! Come sei scemo? Ah! Prendo loro. E faccio punti. No, le ragnatele, come vedete, ci rallentano un poco. Sono abbastanza fastidiose. Qua c'è uno scheletro! Sto a uno di vita perché Nicola mi deve buttare le robe. Veramente che avevo un ragno. Ma c'è il doppio salto? Che schifo, ti manco il doppio salto. Allora, dobbiamo andare. Simone è morto. Che culo.
Allora, fermo. Non ne vale vai, la pena. Vai, vai, vabbè, dai, vai. Ti aspetto. Vai, vai, scendiamo, scendiamo. Abbiamo superato il livello insieme. Via, 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 via. Numero 2. Povero me che ho deciso di fare questo gioco. Mi sto divertendo. Che ti sto divertendo. Aspetta che ti mosso. L'unico motivo per cui non ti sto picchiando è che è il tuo compleanno. Grazie, Nicola. Una chiave. Come si prende? Sempre con nello stesso modo si prende. E come picchio i tizi qua? Devi proteggere. No, puoi sempre lanciare con X. Non mi interessa. Lanciare la cara addosso è buono. Devi proteggere. Tu non ti muovi con lo nostro padre. Ah! Devo prescendere. Ok. No! Mannaggia al porco. C'è ancora uno di... Madonna. Non ci scendere, mi ha butta la chiave piuttosto. Vai giù e X. Sono colpito. Vai Nico, grande. Prendo io il testo. Che altro prendi la ragazza? Prima le lancio così addosso il segno del mio amore. Così la faccio svenire e me la posso fare in santa pace. Perché ho bisogno di dire che qua non c'è più rispetto per i maschi che vogliono. Vero? C'è più rispetto per i maschi che vogliono del sano divertimento con delle donne. Lì abbiamo roba. Questa frase è molto sessista, vero? Pensi, dai, dobbiamo vincere il livello. Io no. Non toccare quella chiave, giuro che ti ammazzo. Scusa. Intanto Abdullah si accoppia. La sbatte da una parte all'altra. Certo. Y. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ammazzalo. 1-1. X. Prende il rubino, non sa. Va bene, non hop! Dai, abbiamo quasi fatto. Vedo l'uscita. Via, 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 via. Ah! La sbatto contro un muro. Ok. Beh. Abbiamo fatto. Adesso, bisogna vedere se la ragazza è di facile costumi o meno. Beh, si fa pagare assai. Pare no. Si fa pagare assai. Eh no, perché non c'è il bacio per ok, facciamo quest'ultimo livello, poi ci salutiamo, tanto stiamo per morire, quindi presumibilmente questo livello finirà con la morte di uno o di entrambi. Chi è quell'uomo gorilla? No, allora si rigenera, tipo, cioè... E lo voglio uccidere lo stesso. Ah, ma sto giù! Come cazzo ho fatto a sopravvivere? Cioè, è morto Nico. Sono morto io. Come ho fatto a sopravvivere? Morto! Bravo il coglione. Bene ragazzi, il video finisce qui. Speriamo che come vi siate anche la vita di Simone prossimamente. Sì. Non perdetevi gli altri video del canale, andatene a cercare un altro po' perché ne abbiamo già fatti parecchi. Scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo gioco, se volete altri episodi, lasciate un mi piace. Se volete che io ammazzi Simone. Soprattutto. Condividete il video, fateci sapere la vostra e alla prossima. Ciao.